No, non mi metterò certo ad alzare le palette per dare i voti a Selvaggia Lucarelli, che diciamo, cintura nera del giudizio sugli altri, sembra quasi provare soddisfazione, spero per lei non sia così, nell'umiliazione altrui, nel ghigno, eccetera. Però c'è un però, un conto è se queste cose tu le fai e già a me non piace. Contro un politico, contro un tuo pari grado, contro un protagonista dei media, contro qualcuno che può salire sul ring con i tuoi stessi guantoni, nel senso che è qualcuno abituato alla dimensione della lotta mediatica, del confronto. Poi, ripeto, a me la polemica piace, ma piace una polemica sulle cose, non contro le persone. Ma comunque uno può dire è uno scontro tra pari. Ma se tu applichi questo stesso criterio dell'aggressione sistematica a freddo nei confronti di qualcuno che non è preparato a quel ring e non pensava nemmeno di doverci salire, invece tu lo convochi a sorpresa e una volta il ragazzo a cui il pesce cane ha divorato una gamba, una volta è la signora della trattoria dell'Odigiano. Io non voglio speculare su una morte, scopriremo la ragione di questa morte, di questo suicidio, se è quello che noi tutti temiamo, dobbiamo tenerci ancora uno spazio di cautela perché non possiamo escludere altre ipotesi e in ogni caso io non voglio scagliare contro la Lucarelli il cadavere di questa signora. Però dico, guarda, che questo tipo di campagne, questo tipo di aggressione fatti contro chi non è sul tuo stesso, diciamo, livello di esposizione mediatica, può produrre un risultato comunque per cui l'altra persona resta a terra. Ma mettiti nei panni di quel ragazzo che era intubato, in rianimazione, esce dall'anestesia, apre i social e scopre una shitstorm, una tempesta di merda, lanciata contro di lui. Ma io dico, ma dove vogliamo arrivare? Qual è il punto rispetto al quale ci si ferma rispetto a questo tipo di comportamenti? Ditemi la vostra, se vi va, nei commenti.